A Piacenza, nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese, è possibile vedere fino al 7 aprile 2024 la mostra che omaggia il matrimonio per procura dell'ultima erede della famiglia Farnese, Elisabetta, e re di Spagna Filippo V, Borbone, festeggiatosi nel Duomo di Parma nel lontano 1714. È l'unico modo per vedere riunite le tele dei fasti realizzate dal pittore di corte Ilario Mercanti, noto come Spolverini, per volere di Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza. Oltre ad ulteriori dipinti, è interessante la cornice multimediale che tenta di avvicinare lo spettatore al grandioso avvenimento. Ma una volta finita l'esposizione, non scordatevi assolutamente di fare un salto in Pinacoteca, sempre all'interno di Palazzo Farnese, dove vi attende lo splendido tondo di Botticelli. E infine fate visita al vicino Collegio Alberoni, fondato dal cardinale la cui attività diplomatica concretizzò il matrimonio di Elisabetta, dove vi aspetta il meraviglioso dittico di Jan Provost e l'Ecce Homo di Antonello Messina.